Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo vlog. Qui c'è un ospite speciale che non sa che verrà ripresa proprio adesso. Buongiorno. Ciao Patella, lei non lo sapeva. Nella locanda di Mia Vola. Nella locanda, adesso sto mettendo a posto qua. In sta locanda mi cade pure una roba in testa di mamma. È cascata la ghirlanda. Momenti, mi c'è con l'occhio. Oddio. Adesso ci prepariamo e andiamo a fare shopping di Natale. Ecco, esattamente, sì, esattamente. Oggi è la giornata dedicata a Patella e Patella la giornata dedicata a Mia Vola perché andiamo. Sarei io Mia Vola, vabbè, lunga storia. Comunque, andiamo a fare un po' di giretti perché Patella ancora non ha fatto i regali di Natale. Ecco, e quindi è il caso che ci diamo una mossa. Io adesso mi metto un attimo una tuta perché se sto in pigiama sto in stato comatoso tutto il giorno. Tra l'altro, guardate che bello! Adesso, vabbè, ho un letto da fare, però. Questo è il set che ho trovato alla Lidl di lenzuola natalizie che vi ho fatto vedere su Instagram. Raga, sono di un morbido, ma di un morbido devastante. Poi sono bellissime, veramente. Vendevano solo, vabbè, il copripiumino e il copricuscino, però sono bellissime, sono stupende, sono di un morbido proprio coccoloso, bello, bello, bello. Solo che sono piccoline. Cioè, avessero fatto con 20 centimetri in più di larghezza, male non faceva, comunque. Fuori è tutto ghiacciato, continua a non nevicare, quell'altra continua a tossire, c'è un catarro che non vi dico. Vabbè, e niente, quindi direi che è il momento di andare a fare colazione, sennò qua non ci muoviamo più. E sono già le 9:10. L'unico modo per bere l'acqua è farmi il bicchierozzo al mattino. Cin. Posso parlare un attimo? Vedo per fame. Ciao. Allora, io ho un problema, ve lo dico subito. Così magari se avete qualche soluzione me la potete dire. Ho perso un sacco di capelli, non so se vedete. Questo qua è una pippa confronto ai capelli che avevo prima. Argomento Cioè, scottante. proprio. Guarda che robe. Mi faccio le trecce e mi vengono delle robe così, guarda. Perché poi. Cioè, ma ti pare? Ti pare? Quindi, se avete qualche consiglio da darmi di robe da mettermi in testa o non lo so che cosa, di mangiare qualcosa di particolare, ditemelo. Eppure è vero che io sono riccia e quando sono riccia c'è una montagna così, ma Non è anche io vero che non li tieni mai ricci, di la verità, che non li nessuno ti tengo cerca. mai. Allora, adesso posso parlare? Allora, è vero, io li ho ricci, non li tengo quasi mai ricci perché c'è un cruccio fondamentale. A me non piace mettere il cappello con i capelli ricci, non si può vedere. Io non posso patire sta roba. Quindi, niente, me li piastro, ma non è che dici, anche la mia parrucchiera dice che va bene, perché comunque li piastro una volta alla settimana. Li lavo molto poco perché non si sporcano, però li ritrovo con queste due merde in testa. Per favore, qualcuno mi aiuti. Non so che devo fare, non so che devo fare. Eccoci qua. Allora, abbiamo fatto colazione. Adesso stiamo uscendo di casa, aspettando un attimo che il cancello si chiuda. E stiamo, vabbè, ci siamo Siamo e anche un po' andiamo. acchittate per l'occasione, cioè Oh, una volta ogni tanto una che volta siamo ogni insieme tutto il tanto, giorno. infatti, se può fare, anche se sembro un rapinatore io, anche con i guantini così, però non importa, un rapinatore glam. Prima di tutto, tappa gioiellini. Sì. Andremo dal fornitore di Diamond Estetica. Siccome io ho la partita IVA e posso accedere a questi fornitori che vendono solo a partite IVA, andiamo da questo fornitore appunto a prendere qualche gioiellino, giusto Pate? Qualche gioiello, qualche regalo. Qualche regalino, Adesso andiamo, ecco. via, via. Allora, ragazzi Ciao e ragazze, ragazze! eccoci qua. Abbiamo già fatto il primo giro dei gioiellini e adesso stiamo entrando da Viridea. Qua Mamma ci mia. facciamo male. Qui è il regno del No, non compriamo Natale. niente, non compriamo niente. Facciamo Certo che una anche stella di Natale in casa sta sempre bene, Ma dopo è Natale. pure glitterata. Poi c'è un profumo qua dentro pazzesco perché è un vivaio, ovviamente. Che
che meraviglia, bellissimo. Se lavorassi qua dentro farei morire tutte le piante, però però vabbè, siamo arrivati. Bisogno di quella renna. Entriamo nel magico mondo del Natale. Oh mio Dio. Mamma mia ragazzi, cioè, no vabbè, guarda che meraviglia, cosa hai già trovato? Ecco, quanto costa sta roba? 30 euro. Tanto, lo puoi fare da papà. Bello però, Cioè, dai, che meraviglia. Mamma mia, io comprerei tutto, veramente, tutto quanto. Guarda quanti bob che ci sono. Che bello. Niente, lei già persa. Cosa fai, Pate? Vorrei avere una casa più grande da mettere qua solo. Guarda, se tu schiacci qui. Ciao Luigi. Ciao amore. Io Cupido. Ciao Cupido. Stavamo giusto discutendo su chi di voi dovrebbe essere la prima voce del coro di Babbo Natale. Tu guarda queste che carine che sono. No, vabbè. La candela di cotone natalizio. Oh mio Dio. Beh, comunque 10 euro qua non è male. Che bella questa cosa, C'è il tè, c'è i biscotti e c'è la tazza. Ma che belle. I just want to hold my hand. How do you can never know? Make my wish come true. All I want for Christmas. Un giretto dagli animali bisognava farlo, ma quanto sono carini i conigli. Qua c'è il ratto, proprio il ratto. E questo invece è il cincillà, non so se lo vedete. Quello che gli metti i cartellini. E lui tiene i cartellini, che dolce. Quelli Patella. Patella aveva fatto un allevamento di quegli affari. Sì, è vero. Ne erano usciti tantissimi. Belli. Ed ecco qua. Le cocorite che ho fatto volare via mia mamma quando ero piccola. Che carini i pappagallini. Ciao! Una volta c'erano anche i pappagalli Ara, non ci sono più. Noi molto salutari comunque. Però Pate, patatine fritte così era una vita che non le mangiavo. Io rigorosamente, ketchup e maionese anche tu. Sempre comunque. E poi qui da Piada Buma, Chivasso, ve ne ho già parlato, un posto che fanno le piadine spettacolari. Cotto, mozzarella e pate di oliva, la mia rotolata e la sua. Cluio, quacquerone e rucola. Riccione si chiama. Buona, buona davvero. Adesso mangiamo. Abbiamo trovato il mio regalo di Natale da parte dei miei. Fantastico, Patella felicissima di questa cosa. E poi andiamo ancora a fare dei giri, giusto? Giusto, prima te zeni qui a Chivasso, che a settimo ce l'hanno levato. Perfetto. Buon appe! Raga, ma cosa non c'è da te zeni? Bellissimo. No, la gonna no, non la metterei mai. Però questi sono favolosi per le feste. Cos'è che c'hai? No, dico, questa secondo me è per stare in casa. È proprio da Patella. Questo è del mio regno, della lussuria. Questo è proprio da Patella, sì. Direi di sì. Pantaloncini. Sta facendo shopping perché ha un sacco di buoni da esaurire, Pate. Io aspetto i saldi. Ed eccoci qua. Ha fatto il suo shopping da Te Zenis. Ha preso un sacco di roba. Ti sei esaurita tutti i buoni? Sei contenta? Ho finito i buoni finalmente perché ce l'avevo lì da 20 anni. Infatti. Comunque siamo rimaste scioccate da quanta poca roba in effetti. Cioè, ragazzi, ho preso questo che sono, non ve lo dico, 10 pezzi che ho preso, 180 euro. È aumentato tutto davvero tantissimo, ma veramente assurdo. Una volta mi ricordo che andavi da Te Zenis e compravi un sacco di roba con 200 euro, ti ricordi? Nel giro di 2 anni qua le robe sono diventate ingestibili. Io infatti ho dei buoni, per fortuna mi scadono tra un bel po'. Sarà fortunato. E li userò durante i saldi, quelli di gennaio, perché
Sì che erano belle quelle magliette glitterate, però erano anche un po' tanto ruvidine. Tra l'altro io trovo che secondo me anche proprio la qualità della roba di Tezeni si è un po' peggiorata. Guarda, ne andiamo avanti mentre parliamo. Ecco. Ecco. Mi sembra che sia anche un po' peggiorata la roba, vero? Ma poi quella roba lì brillantinata, secondo me, ti scartavetrava. Sì, esatto. L'impossibile. Era proprio dura con i pezzi, cioè. Ah, ecco, era... guarda. Allora, tipo questa. Queste qua le avevo prese da Telly Vile, perché è tedesco, dice Mania. E gliel'ho regalata a Pate perché sono crop e io non metto più la roba crop da un bel po'. In realtà non l'ho mai messa, ho sempre fatto una fatica micidiale. Però l'avevo presa così e nera. Quella nera ce l'hai ancora, vero? Questa è quella nera oggi, ma ho detto spezziamo un queste po'. Sono morbide però, non grattano. Queste sono morbide, anche se hanno sti brillantini. Quelle là erano proprio, sembrava quasi sul sì. Terra, cioè... ti fai lo scrub praticamente. Ma poi anche se ti metti la giacca ti tiri tutto con quella roba. Esatto, quindi no, alla fine abbiamo lasciato perdere e va bene così. Ho preso un pezzo, ma questo ve lo faccio vedere. Guarda che strano. Ammazza che luso, eh. Che luso, eh. Patella molto soddisfatta del suo shopping. Adesso facciamo adesso un salto. Sì, esatto. Facciamo un salto da mamma in ufficio perché devono fare uno scambio di beni lei e Patella. E poi andiamo direttamente da Bottega Verde. Perché tanto it's time. Sono già le 4. Quasi. Non è vero. Sono le 3 e qualcosa. 3 e mezza forse perché sento le campane. E quindi a settimo avrà già aperto sicuro. Ridi e scherza, si sono già fatte quasi le 5. Noi abbiamo fatto shopping da Bottega Verde, dobbiamo sì. Ancora andare in un sacco dobbiamo di dobbiamo andare ancora al To Dream da Sephora. Oh mio Dio. A fare un'altra roba che non posso dire. Basta, penso, non lo so, non sono convinta che sia basta. Non sono convinta. Non lo so, so solo che la giornata è volata. Letteralmente. Ecco, adesso stai in buona compagnia, bella. Ah sì, l'ha detto. Comunque questa era la chiesa dove volevo sposarmi. Adesso ve lo faccio vedere. La chiesa che crollò 2 giorni dopo la proposta di matrimonio. Eccola qua. La San Pietro in Vincoli di Settimo Torinese. Ebbene sì, sarei arrivata da qui con la mia splendida macchina. Avrei girato qui, parcheggiato qui davanti e entrata in chiesa. E niente, 2 giorni dopo la proposta. Pensato bene di crollare la parte dietro posteriore della chiesa, cioè crollare, cedere, ed è stata chiusa per tipo 3 anni, mi sembra, vero Pate? Sì, diciamo che il tuo matrimonio è stato di buon auspicio. E vabbè, non importa, adesso dobbiamo correre, Pate, dobbiamo correre. E io che volevo fare il minestrone di verdure stasera non credo proprio che balsa. Ma come? penultima tappa, siamo al To Dream, il nuovo centro commerciale che hanno aperto qui in Corso Romania a Torino. Stiamo andando, io volevo andare qua dentro, Patella, ma che dici? No, vabbè, ha la carta? Oh signore. Ce n'è tantissime in effetti, sì. Niente, Tiger comunque è sempre Tiger, non c'è niente da fare. Mamma mia, quanta bella roba natalosa. Guarda qua. Patella? Dici Bagenda, arriva Patella. Carina, carina. C'è anche rosa. Piccola, troppo piccola però. Tieni, scusami, grazie. Andiamo a vedere questa con gli arcobaleni. Non è giornaliera. Quella lì sotto verde. Quella lì sotto verde. È giornaliera ma stretta, è un po' piccola, vero? Sì. Però 7 euro, dai. Ho trovato il salvadanaio perfetto per Patella. Sì, 18 euro però, Piggy. Ma ti ho detto che Sabina a casa mia mi ha rimpato. Benini, Bet, il elefante. Oh mio Dio, impazzisce. 5 euro.
buona, 5 euro, lo posso fare. Oh, comunque queste tazze sono stupende. Tutte quante bellissime. Oh ragazzi, ci siamo fermati perché qua sembra di stare in America, guardate che roba! Cioè praticamente c'ha Babbo Natale con le renne e i pupazzi della famiglia di Pupazzi di Neve. Cioè pazzesco! Sta a vedere che tra qualche anno ci mettiamo anche noi a fare le gare di Adobe, eh? Ok ragazzi e ragazze, sono arrivata finalmente a casa, ho salutato Patel, è già anche arrivato Marco, guardate il cappello, che capelli di M che mi fa, letteralmente. Adesso mi faccio una bella doccia bollente mentre Marco prepara la cena, che sarà una fantastica pasta, panna e prosciutto, che ci piace sempre tanto. Non vedo l'ora di fare una doccia bollente perché soprattutto dalle 5 in poi ho iniziato a fare un freddo pazzesco, con il mio bagno doccia preferito che mi sono ripresa da Bottega Verde. Petali di vaniglia, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, petali di vaniglia. E niente, quindi vado a farmi la doccia e ci vediamo, penso, all'addobbo della casa di nonna, penso proprio di sì. Buongiornissimo, salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova seconda parte del vlog. Nuova seconda parte del vlog non mi piace per niente, comunque seconda parte del vlog, le intro non sono il mio forte. Siamo pronti, sono le 8:20 di mattina, siamo già in ritardo, dell'8 dicembre 2023, stiamo per andare dalla mia nonnina per farle l'albero di Natale, perché ovviamente ha 86 anni, ha le mani tremoline e bisogna darle una mano, quindi adesso andiamo. Prima però una tappa obbligata, importantissima, è andare a fare colazione nella nostra ormai pasticceria preferita, mia e di Patella, ma oggi ci porteremo anche Marco. E niente, siamo qua ad aspettare Patella perché è in ritardo, mo? Che palle! Vabbè. Non gli è suonata la sveglia. Diciamo che secondo me non l'ha proprio messa la sveglia. Che stufia. Poi oggi doveva tra l'altro nevicare, ma sta piovendo. Buono. Che palle. Eccoci qua. Marco ha preso un cubo gigante al pistacchio. E un bombolino alla crema. Io invece ho preso la... Stavolta ho provato a prendere la scintillipate. Vediamo com'è. E lì Patella si è già trangugiata la tavoletta di cioccolato bianco. Ah. Cappuccio di soia. E via. Iniziamo questa giornata, Patella. Ora qua c'è Patella che sta già mettendo le lucine dentro l'albero. E questa è tutta la mole di roba che c'è a casa di noi. Oh mio Dio, quanta roba! Marco è già esausto, ancora prima, cioè lui in realtà ha portato su roba e basta, mu. Vabbè, ma lo vuoi, avete buon gusto per farlo. E qua c'è roba del centro estetico, c'è roba di, mamma mia santissima, di nonna. Mi è male. Ok, aiutiamo Patella se no si arrabbia, eh. Giusto? Ci vuole bene per fare queste cose perché lei fa tutto organizzato. Oh, è partito, sta con l'organizzazione di luci un po' così. Ed eccoci qua con il nostro albero finito. Voilà, guarda che bello che è. Guarda, ci abbiamo fatto anche il presepe sotto, anche a nonna piace. Quindi, lavoro completato. Patella, batti 5.
Ok, siamo tornati a casa, scusate il disordine, domani sistemiamo. Siamo proprio dei laiani, mu. Tu domani non fai niente, va bene. Stiamo facendo per l'ennesima volta il rewatch del dottorino, come lo chiamiamo noi, mu. Com'è che si chiama già? A good, the good doctor, una cosa del genere. No, dottor Poole è quello degli animali, mu. No, quella serie che c'è su Netflix del medico autistico che poi hanno scopiazzato male anche sulla Mediaset, se non mi sbaglio, ma è imbattibile questa serie perché praticamente vagamentissimamente un Grey's Anatomy, ma proprio vagamentissimamente, molto più coinvolgente perché a me Grey's Anatomy non mi ha mai presa come ho visto invece ad altri, ed è bello proprio perché ogni puntata è diversa, quindi tu se te ne perdi qualcuna non è che perdi granché il filo della storia, perché quella procede lenta, piccoli dettagli ad ogni puntata, però è bello vedere i vari casi, ovviamente trattati non in modo eccellente a livello medico, però è carina come cosa. Credo proprio che oggi faremo niente. Io sono con due coperte perché ho freddo, Marco ha sempre caldo, incredibile, mamma mia. Guardate che devo buttare la plastica, avete ragione. This is the real life, ragazze e ragazze. Nonna mi sembrava soddisfatta dell'albero, che dici? Sì. Vero? Sì. Basta, tanto tu hai fatto poco niente, mu. Non è vero. Vabbè, sì, ci hai aiutato con le cose pesanti, a trasportarle. E basta. Ah, quello era il tuo compito? Sì. Voi avete buon gusto per fare l'albero, io no. Io faccio il mio, tu fai il tuo. Ok, va bene. Sarà così, allora. E vabbè, lì vedete uno spoiler di un video che devo registrare in settimana. Ah, è vero, Marco tutto contento perché finalmente dovete sapere si è spaccato il telefono quanto si tempo fa? Ormai 2-3 mesi. Ecco. Però dopo 7 anni è morto. Sì, dopo 7 anni è morto il suo A70 e quindi cercavamo un telefono per Marco che non ha grandi pretese perché alla fine lui ci guarda i social ma non è che... E faccio le foto ai pesci e a canella. Esatto. E abbiamo preso il Galaxy A34 perché ho visto un po' di recensioni e dicono che è praticamente quasi identico all'A54 che però costa molto di più. Cioè questo è già un telefono che costa 400 euro, l'ho trovato su Amazon a 260 e devo dire che per ora non è male, sapete? Per quello che serve a me. Anche le fotocamere e tutto quanto non è male per niente, ma l'audio... 6-7 anni gliele faccio fare. Dici? Ma è pertanto per quello che lo uso io. Unico neo. Che non ha il jack per le cuffie. È vero, mu? Ma ormai non ce l'ha quasi più nessuno, mi sa, sto jack per le cuffie. Marco le usa molto le cuffie con il jack ancora, perché si dimentica di ricaricare quelle ricaricabili, diciamoci la verità. Cosa no? Non è il fatto che mi dimentico. È perché il jack è così comodo. Perché devo usare le cuffie? Niente, dai, riposiamoci un pochino, e anche perché dovrebbe nevicare, ma ovviamente fuori la neve proprio, c'è il tempo da neve, ma non nevica, allucinante sta roba. No, se tu vai a 20 km da qua sta nevicando. Magari arriverà anche qua. No, ma verso le 6 forse. Ma io mi stavo dimenticando di farvi vedere le meraviglie che abbiamo preso l'altro giorno, che ho preso io, dal fornitore di Diamond Estetica. Allora, Diamond Estetica è chiusa, ma io ho la partita IVA e quindi posso accedere a questi ingrossi in cui vendono appunto i prodotti a prezzo da fornitore, no? Quindi non vi dirò ovviamente il prezzo perché io li ho pagati a prezzo fornitore, quindi non ha senso. Ogni volta che vado lì penso a quanto avrei davvero voluto aprire il mio negozietto online di gioiellini, perché la qualità di questi, vi assicuro, è fenomenale, non anneriscono, non diventano verdi, non fanno cose strane, sono pazzeschi. Certo, magari quelli con qualche glitterino, non tanto questa, ma ho notato che qualche collana con i glitterini piccoli è un po' più delicata rispetto ad altre, però comunque tendenzialmente vi assicuro che io li indosso da anni e mi ci sono sempre trovata benissimo. Peccato che poi lo Stato italiano non ti permette di fare cose di questo tipo, perché ti chiede subito, ancora prima di aprire, troppi soldi. E io, ragazze e ragazze, ahimè, non, al momento non posso fare una cosa del genere. Diciamo che abbiamo altri progetti di vita a cui dedicare le nostre finanze. Però vi assicuro che mi dispiace tantissimo. Vabbè, comunque, allora ho preso questo bellissimo punto luce. Sapete che adesso sto provando con l'oro, quindi questo punto luce oro così, guardate che meraviglia. Poi questa collanina che vi facevo vedere prima in argento l'ho presa anche in oro, adoro anche il fatto che ragazzi somigliano degli Swarovski,
incredibile. E poi sono tutti appunto stainless steel, non mi viene la traduzione in italiano, però comunque bigiotteria molto resistente all'acqua e a tutto il resto. Ho preso anche due cuoricini, uno dorato e uno argentato. Questa, che è diciamo Chiara Ferragni inspired, non ci ci assomiglia ma non è lei, ve lo assicuro, perché l'ho vista dal vivo e non è lei. Poi questa catena di stelle dorata, bellissima, che secondo me per le feste andrà da Dio. I Bottega Veneta inspired, volevo provarli, non sono tanto il mio genere, però magari poi mi piacciono, quindi li ho presi sia in oro che in argento. Questi sono bellissimi, secondo me, con uno chignon, comunque per un look delle feste. Degli anellini semplicissimi, fatti così a fibbia, che io indosso molto volentieri. Ecco, così, in argento e oro, lisci. Questo anello mi è piaciuto subito tantissimo, fatto così a punta. Veramente, veramente carino. Poi ho preso questo, che raga, cioè, proprio lusso, lusso, da abbinare alla collana. Peccato non ci fossero gli orecchini, ma guardate che bello che è. È veramente stupendo. E poi uno un po' più discreto, fatto così. Poi la cosa bella è che appunto sono regolabili la maggior parte di questi gioiellini, quindi potete tranquillamente prenderli senza avere il cruccio del non mi sta, mi sta, chi lo sa. Orecchini sia in versione argento, guardate che belli che sono, questi sono bellissimi, sia in versione oro, fatti così, sono veramente stupendi. E poi ho preso un po' di braccialettini. Io adoro questi loro braccialetti perché sono elasticizzati, quindi non devo impazzire con i moschettoncini, che con le unghie lunghe sapete che è struggle che è mettere sti cacchio di braccialetti con i moschettoncini. Questo con la macchina fotografica, l'altro con le stelle, questo cos'è che ha? I cuori, così, e quest'altro argento con la macchina fotografica. E tutto questo veramente pagato una cifra ridicola, ma perché, ripeto, è un venditore per negozi. Purtroppo non posso neanche indicarvelo perché non ha senso. Comunque, in qualsiasi caso, chissà che un domani io riesca ad aprire il mio negozio online di bigiotteria, perché mi piacerebbe troppo, ragazzi, veramente. Cioè, io impazzisco. Poi, se sono di qualità così, e per farvi capire, sono decisamente molto più di qualità di quelli di Chiavi, ma 100.000 volte, perché alla fine ho scoperto che quelli di Chiavi sono fatti di plastica ricoperta di vernice metallizzata, perché mi si è rotto un anello e dentro è di plastica. Questi invece sono proprio di metallo, sono stupendi, bellissimi. Bellissimissimi. Ed eccomi qui, ragazzi e ragazze, la dirichicca di 4 giorni dopo il video. Sì, effettivamente dopo l'ultima clip, influenzatissima. Ebbene sì, ho preso troppo freddo a fare i nostri giri, secondo me, e tra una cosa e l'altra, anche a fare l'albero da nonna, uscire, rientrare, eccetera, mi sono acchiappata l'influenza. Quindi concludiamo questo vlog così, con una dirichicca influenzata, ma sono contenta perché, se non altro, vi ho fatto vedere un po' di cosine e questo vlog mi piace particolarmente. Quindi spero vi sia piaciuto. Se così, lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per supportarlo e fatemelo sapere nei commenti, così che, come al solito, mi spronate magari a fare qualche vloghettino in più, che male non farebbe, forse, chi lo sa. Sono curiosa di saperlo da voi. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Un bacione. Ciao!